Buonasera a tutti, sono Mauro Gaffo di Studio Giochi e ho qua il piacere di essere con Furio Onsel, sindaco di Udine e presidente da anni. Io preferisco l'H aspirata, Onsel. No, no, prego, ma faceva parte dell'intervista, questo giocavo solo sull'aspirazione. Prego, è un gioco. È un gioco anche, sì. Anche il nome riesce a diventare un gioco perché Giona è l'Associazione Nazionale delle Città in Gioco e quindi diciamo che Furio c'è questa rete di città e c'è questa rete di città che promuovono attraverso i ludobus, attraverso le ludoteche, il gioco come occasione di principalmente tre cose: aggregazione sociale per contrastare la solitudine, per secondo elemento per promuovere anche il dialogo e l'integrazione, e terzo come occasione anche per abbinare una certa, diciamo pure, così, educazione. Noi l'abbiamo usata a Udine per promuovere la sostenibilità nel programma per la riduzione delle emissioni di CO2, la giornata dell'energia. Attraverso il gioco si riesce a comunicare più facilmente ai cittadini quali sono gli obiettivi di una città che vuole essere veramente sostenibile. Gli stili di vita sani, certamente il contrasto alle solitudini, l'ho già detto, però anche il contrasto a... certamente la promozione di stili di vita attivi, quindi il gioco certamente è un gioco anche come attività fisica, ma c'è il gioco anche sugli stili alimentari. Abbiamo appunto anche qui a Venezia portato al premio Archimede un gioco proprio che promuove quelle che sono il chilometro zero, i prodotti della nostra regione. Quindi il gioco come occasione che trascende, che pervade un po' tutta la vita e che viene però impiegata in modo da trovare nuove forme di dialogo e di rapporto con i cittadini. Quindi un felice incontro quello tra il premio Archimede e Giona e soprattutto Furio Onsel, sindaco di Udine, che ringraziamo ancora per la sua presenza preziosa. Grazie, in realtà è un privilegio essere qui al premio Archimede.